E adesso addirittura d'arrivo, sul traguardo c'è il gruppo, mentre il plotoncino dei fuggitivi già è avanti. Un vantaggio, come abbiamo detto, che aumenta, ma adesso bisognerà vedere il tratto lungo la variante, il tratto in salita che porta verso Semonte, che è sicuramente il tratto più difficile. Il gruppo in fila indiana aumenta la marcia per andare a riprendere i fuggitivi. Dietro iniziano a staccarsi il resto del gruppo con il numero 17, tanto perché gli ultimi saranno i primi, e Nicolò Rischia del team GF Saccarelli. E via, avanti ancora con i ragazzi della fuga, numero 16 per Alessandro Peducci, che sta pedalando molto bene. Scorso anno una vittoria a Petrignano per lui, tanta voglia di correre. Ed eccoci alla volata finale per quanto riguarda questo Memorial Salvatore Castellani, e vince la rinascita con Riccardo Michelowski secondo e Davide Brunetti del Città di Castello. Quindi è andata così la volata con il numero 54 Riccardo Michelowski, che vince la volata davanti a Brunetti, che è quindi campione regionale di categoria. 72 km, 1,46 e 10, la media di 40 e 69. Secondo Davide Brunetti, Team Cycling Città di Castello. Terzo Alessio Lanzano del Foligno. Quarto Alessandro Peducci, Nestor Seamarsciano. Quinto Giorgio Passarini della Reganati. Sesto Mattia Settimi della Petrignano. E poi settimo Marco Cingolani della Recanati. E a 1 minuto e 10 Michele Corradini, che dà la volata per tutti della Petrignano, battendo Francesco Consigli del Team Cycling di Città di Castello e Andrea Azzolini. I meritati complimenti per Davide Brunetti. Ci voleva la maglia di campione regionale, resta in casa Team Cycling Città di Castello, in casa Tifernate. Da Francesco Consigli la maglia va sulle spalle del nuovo campione regionale allievi. Davide Brunetti la merita davvero, complimenti, pubblicità per noi. Da un unico allevamento un solo latte di ottima qualità. Una sola carne genuina e garantita. Dalle sole colline di Trevi, un unico olio di oliva dal gusto inimitabile. Fattoria Morella, dal 1960 abbiamo una sola terra per darvi infiniti sapori. E allora rivediamo l'allentatore, questa volata valida per l'assegnazione del decimo Memorial Salvatore Castellani con il trofeo OMAP, valida per l'assegnazione del campionato regionale. A vincere, come avete visto, è il numero 54 Riccardo Mikolazic della Rinascita, che batte sulla linea del traguardo Davide Brunetti del team Cycling Città di Castello, che indossa adesso la maglia di campione regionale. È lui il nuovo campione regionale, vedete, insieme con i responsabili delle autorità, con il titolare della OMAP, con il presidente della Gubbio Ciclismo Mogaiano Barbi, con il sindaco di Gubbio da poco eletto. Abbiamo detto, al secondo posto arriva Davide Brunetti del Team Cycling Città di Castello. Terzo è Alessio Lanzano, che perde per pochi centimetri la maglia di campione regionale del Foligno. Quarto Alessandro Peducci, Nestor Seamarsciano. Quinto Giorgio Passarini della Recanati Marinelli. Poi sesto Mattia Settimi della Petrignano. Settimo Marco Cingolani della Recanati. A 1 minuto e 10 la volata del gruppo la vince Michele Corradini. Complimenti a Michele Corradini della Petrignano. Nono è Francesco Consigli del Team Cycling di Città di Castello. Decimo Andrea Azzolini della Pesarese. Complimenti dunque al vincitore, a Riccardo Mikolajczyk della Rinascita, premiato da Carlo Roscini. Il secondo posto, come abbiamo detto, per il campione regionale del 2011 Davide Brunetti del Team Cycling Città di Castello, e la terza piazza spetta ad Alessio Lanzano, che per una manciata di centimetri non può indossare la maglia. Vabbè, complimenti dunque a Riccardo
Mikolajczyk, perché la merita davvero, ha interpretato una meravigliosa volata. Gli umbri si sono davvero spezzati per poter andare in fuga, per poter mantenere quel pizzico di vantaggio per giocarsi il campionato regionale. Ora sentiamo i commenti, a cominciare dal nuovo sindaco di Gubbio. Ho accolto l'invito con molto piacere, non solo per ricordare persone che non ci sono più, ma anche per rendere allo stesso tempo forte la presenza del comune di Gubbio, di una realtà come quella della Gubbio Ciclismo Mocaiana, importante sia dal punto di vista sportivo sia in particolar modo per la crescita di tanti ragazzi, una realtà molto significativa a tutti i livelli del ciclismo, compresa nella nostra regione e nella nostra provincia, ed un'iniziativa come questa di oggi ritengo che sia importante che le istituzioni debbano essere presenti come segno evidente del sostegno e della